Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un altro video dei prodotti finiti del periodo. Siamo più o meno a metà del mese, ma siccome ho finito un bel po' di cose, voglio girare il video per non ritrovarmi poi a fine mese con tantissimi prodotti finiti e un video troppo lungo. Olivia, smetti. Devo stare così per agguantare il cavalletto, non so come, ma non l'ha mai fatto e ultimamente il gatto mi vuole buttare giù il cavalletto. Comunque, vi dicevo, sono prodotti che avevo aperto da tanto ed è per questo che poi mi ritrovo con tanti prodotti finiti, appunto perché magari avevo aperto più creme mani, più prodotti per il viso e poi utilizzandoli insieme e a volte capita di finire tante cose appunto tutte insieme, ma non sono cose che ho aperto all'inizio di questo mese, ecco, questo ci tenevo a precisarlo. Come al solito poi giù nell'info box troverete tutti i link che vi rimandano alle review che ho fatto sul mio blog di questi prodotti che vi mostro, così potete trovare in ciappallini il prezzo dove a trovare i prodotti e tutte le varie informazioni del caso. Allora, parto con i prodotti per quanto riguarda la cura del viso. Ho terminato proprio ieri il detergente per il viso di Bioline Jatteau. Questo qua è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ve l'ho mostrato in un vecchio video dei prodotti preferiti del periodo, mi sembra. Allora, intanto il pack bellissimo. Questi prodotti si trovano dall'estetista, comunque nella review che vi ho fatto c'è un link che vi manda al sito Bioline Jatteau, lì potete scrivere il nome della vostra città e vi appariranno punti vendita più vicini a voi. Comunque è un prodotto fantastico, dura tanto, non brucia gli occhi, non secca la pelle, non la tira, non la irrita, ma allo stesso tempo lava in profondità, deterge benissimo la pelle, la pelle è più purificata, luminosa, la grana della pelle è migliorata, quindi è un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Altro prodotto terminato che però non mi è piaciuto, questo mi è stato omaggiato dall'azienda, è di Nakomi e questo è un attivatore per argille e maschere in polvere. Lo boccio semplicemente perché non ho trovato nessuna differenza utilizzando questo qua oppure una semplice acqua floreale, un semplice tonico oppure dell'acqua. Quindi se devo miscelare una maschera in polvere o ci metto l'acqua e non noto nessun risultato extra, oppure utilizzo qualcosa che abbia un senso. Ecco, questo sinceramente era come mettere dell'acqua normale, quindi mi risparmio volentieri i soldi per questo prodotto. Altro prodotto di Nakomi che ho terminato, anche questo mi è stato omaggiato dall'azienda, è il sapone nero. Questo invece mi è piaciuto tantissimo. Allora, il sapone nero ha una profumazione che può non piacere, di solito o piace o non piace, non c'è la via di mezzo, a me piace molto. È verdino e ha una consistenza tipo mocciolo, un po' gelatinoso, un po' appiccicoso, gommoso, sembra un po' tipo caramello dalla consistenza. È un peeling enzimatico, bisogna stare attentissimi agli occhi perché se per sbaglio vi va negli occhi alla fine, a me è successo, stavo per chiamare un'ambulanza perché non sapevo come fare, per questo motivo non lo andavo a utilizzare sulla fronte ma solo da qua in giù per evitare appunto di far andare la schiuma negli occhi con il risciacquo. Non lo andavo a utilizzare sempre perché comunque è un peeling enzimatico, non è proprio così delicato sulla pelle, infatti a chi ha una pelle molto molto delicata non lo consiglio. Purifica in profondità, pulisce molto bene la pelle, pori dilatati migliorati, meno punti neri, pelle più purificata, più pulita, però non secca, non irritata. Buonissimo e mi è durato tantissimo perché poi non utilizzandolo sempre ovviamente mi è durato tanto. Ho terminato poi quest'acqua floreale di Achillea, è un idrolato lenitivo per pelli problematiche, tonificante e anche leggermente purificante di Dabba, che ho trovato in una box che avevo preso al Sana. Allora, la profumazione non mi è piaciuta per niente perché sapeva di piedi, mi veniva il vomito e era anche molto persistente sulla pelle, quindi nonostante questo spruzzino vaporizzasse molto bene io andavo a metterlo in un dischetto di cotone perché non volevo che mi andasse poi sui capelli e quindi mi puzzassero anche i capelli di piedi.
Sì, rinfrescante, però per il resto non ho usato niente. Quindi non penso di andare a riacquistare questo prodotto perché non ho visto delle grandi differenze. Ad esempio, l'acqua floreale di Achillea di Floramé puzzava terribilmente anche quella tipo di piedi, però la pelle io l'ho vista nettamente migliorata con l'utilizzo di quell'acqua floreale, questo no, quindi anche questo è un prodotto che non andrei a ricomprare perché non ho visto delle differenze. Ho terminato poi questa mini taglia di Himalaya che ha un esfoliante gentile quotidiano per il viso, ce n'è un pochino nei bordi, la andrò a tagliare e farò l'ultima applicazione, però volevo prima mostrarvelo intero. Mi è piaciuto molto, una profumazione molto molto gradevole. Scrubba bene la pelle, ma non in modo eccessivo, anche se forse non lo consiglio perché ha una pelle molto molto delicata. Inoltre puliva bene il viso, lo lasciava appunto fresco, deterso bene, pulito, però non lo andava a irritare o seccare, non bruciava neanche sugli occhi. Mi è piaciuto, potrei pensare di acquistare la taglia grande. Poi ho terminato 4 maschere per il viso. Allora, la prima è questa qua di Loa. Ed è una maschera, è un trattamento express anti-imperfezioni che non è costato poco. Questi prodotti si trovano anche da ADM, credo all'OVS, da Idea Bellezza, in alcuni supermercati insomma si trovano, non sono proprio economici. Avevo provato calzini peeling per i piedi che non hanno fatto niente, questa uguale. Ha un buon profumo, il tessuto è molto molto spesso, molto imbevuto di siero, ma comunque rimane ben aderente sul viso. Mi ha lasciato la pelle fresca, però a parte la freschezza non ho visto assolutamente nessun cambiamento della pelle. Inoltre mi ha lasciato la pelle talmente tanto appiccicosa che ho dovuto poi lavarla con il sapone e l'acqua. E dopo averla detersa, io continuavo ad avere la pelle ancora appiccicosa, quindi ho dovuto lavarla nuovamente con il sapone. Quindi per me questo è un no. Questa invece mi è piaciuta ed è un'altra maschera di Bioacqua, sempre presa su Wish. Questa però è alla rosa. Queste mascherine, devo dire, mi sono piaciute tutte per ora, forse me ne è rimasta ancora una. Ha un buonissimo profumo di rosa, è molto imbevuta di gel, ma comunque aderisce bene al viso e mi lascia la pelle molto luminosa. Di questo non troverete l'inci perché è scritto tutto in giapponese e quindi non sono neanche riuscita a trovarla su internet. Poi ho finito questa maschera viso purificante di Bioert. Ne avevo già utilizzata una purificante di Bioert, non mi era piaciuta. Questa di nuovo non mi è piaciuta, anche se rispetto alla prima volta ho avvertito una sensazione diversa. Il profumo non mi piace, il tessuto è molto imbevuto di siero, però aderisce bene alla pelle, non scivola via, non cola giù, eccetera. Mi ha lasciato la pelle fresca, ma niente di più, quindi no. Poi ho terminato questa maschera detox di Lepo. Questa invece era in crema. Ha un buonissimo profumo, con questa bustina ho fatto 2 applicazioni. Mi ha lasciato la pelle liscia, morbida, per niente rossa o irritata. Mi ha lasciato inoltre il viso e la pelle compatto, tonico, purificato, ma non sgrassato eccessivamente. Niente pelle secca e i pori lievemente minimizzati. Quindi mi ero scritta un po' di cosette per ricordare, e quindi niente, mi è piaciuta, buonissima. Passando invece al corpo, ho terminato la seconda confezione di sapone liquido disinfettante di Fresh and Clean, un presidio medico-chirurgico. Io questo lo utilizzo quando rientro in casa per lavare le mani. Ne avevo già finita una confezione, questa è la seconda, mi sono trovata benissimo. Adesso questo l'ho riempito con la ricarica, sempre di sapone liquido disinfettante, sempre di Fresh and Clean, ma con un'altra profumazione che mi piace di più di questa, però comunque anche questo è stato un ottimo prodotto. Ho terminato poi questo Intimo Dermomed pH 4.5 al fiordaliso, questo è quello antiodore. Costano 1 euro, a volte anche meno. Sono dei detergenti intimi che utilizzo un po' da battaglia, che però mi piacciono tutti, prendo il primo che capita. Mi sono piaciute tutte le profumazioni, c'è questa che è antiodore al fiordaliso, c'è quello lenitivo e quello mi sembra rinfrescante e quello neutro o delicato.
Mi piacciono tutti, l'uno per l'altro va bene, niente, sono buoni, sono da battaglia e ogni tanto li acquisto, ve lo consiglio. Ho terminato poi questo gel doccia peeling, diciamo, Summer Passion dell'edizione limitata della Sien Tropical Summer. Era questo gel con delle microsfere all'interno, l'effetto peeling non si avverte, ma come gel doccia mi piace molto, ho provato varie profumazioni, mi sono piaciute tutte. Questa profumazione in particolare mi piace molto di più rispetto alle altre. Sono dei buoni gel doccia, lavano bene, non seccano la pelle, e niente, mi piacciono sia in estate che in inverno, a dir la verità. Terminato poi il deodorante Dove Go Fresh, questo qua è quello con un quarto di crema idratante ed è quello al cetriolo e al tè verde, una profumazione buonissima, fresca, adatta sia ai maschietti che alle femminucce, un buon deodorante, tiene bene, svolge benissimo la sua funzione, quindi super promosso. Ho terminato questo saponcino di Refan che mi era stato omaggiato dall'azienda, me ne è rimasto così, ma vi mostro intanto la bustina e vedrete poi nella clip anche il sapone. Un buon sapone mani, non secca la pelle, la profumazione è molto buona e fresca, mi piace. Ho terminato poi questo scrub per il corpo di Body Boom, questo qua è quello alla profumazione strawberry, quindi fragola, e è di quelli proprio al caffè, è caffè macinato con all'interno degli oli e qui c'è anche l'aroma di fragola. Allora, la confezione è molto carina ma scomodissima per la doccia e ormai lo sappiamo. La profumazione di fragola, a me la fragola non fa impazzire, sentendolo dalla bustina non mi piace, ma poi quando andavo in doccia ad applicare il prodotto, questo profumo era smorzato dal caffè, quindi non era alla fine male. Scrubba benissimo la pelle, anche troppo, quindi se avete una pelle molto delicata, no. E inoltre idrata tantissimo la pelle, quindi dopo questo non andavo ad applicare creme idratanti. Terminato questo fango corpo di Italian Gringo, una linea in edizione limitata della Lidl, che però più volte l'anno esce fuori. È un fango super 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 fresco, quindi per questa stagione è stato perfetto perché mi ha rinfrescato un sacco. La profumazione è molto fresca ma non mi è piaciuta, la pelle è rimasta molto arrossata ma liscia. Poco prodotto però nella busta, non credo di riacquistarlo. Terminato poi la nuvola di karité cuor di mandorla, il calderone di Gaia. Ho provato anche lo scrub corpo solido di questo marchio e mi era piaciuto, anche questo non è male, con olio di argan, burro di karité, burro di cacao e vitamina E. Ha comunque dei buonissimi ingredienti, era un burro fondamentalmente, con una buona profumazione. Era molto 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 nutriente, lasciava la pelle super liscia, morbida, adattissimo per chi ha una pelle super secca, adattissimo all'inverno, adattissimo anche se si hanno delle irritazioni, meno adatto per il periodo estivo perché comunque un pochino unge. Quindi ecco, l'ho terminata adesso, ce l'avevo aperto dall'inverno. Per l'estate non mi è piaciuto, ecco, un po' troppo pesante per il mio tipo di pelle, che è comunque una pelle normale, però un buonissimo prodotto. Ho terminato poi anche due creme mani. Allora, una è una mini taglia che mi è durata un sacco, della crema Mani Lavera linea Basis Sensitive. Ha una profumazione che non mi ha fatto proprio impazzire. Ha una consistenza abbastanza solida. Mi è piaciuta, è idratante. Non è unta sulla pelle, non è pesante, non fa scia bianca, non appiccica, adatta per tutto l'anno in realtà, adatto a chi ha una pelle molto secca, secca, normale, adatto un po' a tutte le pelli, a tutte le stagioni, ottima, mi è piaciuta veramente tanto. Questa invece mi è piaciuta meno, è la crema Mani alla calendula di Sien Nature, la profumazione è parecchio forte, potrebbe non piacere, a me non è piaciuta perché le profumazioni così persistenti e così forti nelle creme mani non mi piacciono perché mi danno la sensazione di avere poi le mani sporche. Però al di là della profumazione, questa era una crema mani abbastanza liquidina.
leggera, quindi non la consiglio in inverno e non la consiglio a chi ha la pelle delle mani particolarmente secca. È una crema molto leggerina, idratante ma per niente nutriente, che può andare bene se pensata e comprata per applicarla più volte durante la giornata. Allora sì, se cercate una crema molto idratante, andate su altro. E poi, come ogni mese ormai, ho finito qualche campioncino. Allora, ho terminato 3 campioncini del detergente multiuso 3 in 1 Biovera. Mi è piaciuto. È molto liquido, fa tanta schiuma, ha un profumo molto forte e erboso, però non mi è dispiaciuto. Poi ho terminato 2 campioncini, penso uno me lo terrò da parte perché mi è piaciuto parecchio, l'erboristica di Atenas, linea oro di Baobab, questo è il doccia schiuma. La profumazione non è per niente estiva, è invernale perché è calda, avvolgente, speziata, una profumazione di quelle che piacciono a me, però adatta per l'inverno e non per l'estate. E questa profumazione rimane sulla pelle per diverse ore, quindi mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto proprio anche come gel doccia, quindi uno me lo terrò da parte per poi andare a comprare in inverno la taglia grande. Poi ho terminato questo shampoo di Essere. È volumizzante per capelli fini e crespi, fa tanta schiuma, una buona profumazione, non male, ma non credo di acquistarlo. Ho terminato poi 3 campioncini di maschera di Rocher per capelli colorati, profumo troppo dolce non mi è piaciuto e poi si districava leggermente i capelli, però sembrava quasi un balsamo più che una maschera, quindi non credo di andarlo ad acquistare. Ed infine questo campioncino di shampoo seboregolatore di Repair, credo che sia la marca. Lava bene i capelli, fa tanta schiuma, bla bla bla, però mi ha seccato un po' i capelli, quindi non mi è piaciuto. Bene, questi erano i prodotti che ho finito in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!